un'eccezione assoluta. Dalle sue possibilità. Lui vedeva tutto. Assolutamente incredibile, quasi senza limiti. Quando eri di fronte a Roll eri come nudo. Lui vedeva tutto. Calvo, imponente, severo, diffonde da un volto scultoreo un magnetismo inquisitorio e inquietante. Roll era un diavolo. Ognuno lo racconta come brusco, squisito, irruente e disarmato. Lui vedeva tutto. Cogitabondo, impulsivo, sommesso e altero, docile e perentorio. Aveva l'impressione di essere pieno di energia. Nessuno riuscirà mai a decifrarlo. Qualcosa non spiegabile. Forse di Roll non bisognerebbe parlare. Ma lo vedete? Essere puri di cuore. Vivo chiaroveggente. Lo hanno definito chiaroveggente, illusionista, operatore di meraviglie, spiritista, indovino, guru, il più grande mago mai esistito. Lei non vuol sentirsi definire né un sensitivo, né un veggente, né un medium, né un taumaturgo. Ma che cos'è? Io sono nato il 20 giugno 1903. Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto. Roll nasce all'interno dell'alta borghesia della Torino d'inizio secolo. È figlio di un noto avvocato e l'agiatezza economica lo accompagnerà per tutta la vita, dandogli la libertà di dedicarsi a ciò che realmente lo interessa. È un bambino introverso e solitario. Preferisce assecondare la propria curiosità piuttosto che studiare sui libri di scuola. Assiduo frequentatore della vasta biblioteca paterna, si interessa presto all'arte, dipinge, suona, scrive poesia. Non solo queste passioni lo accompagneranno per tutta la vita, ma diverranno anche un mezzo per manifestare alcuni dei suoi esperimenti più straordinari. Torino nell'Ottocento ha avuto, per una ragione politica, cioè il conflitto fra Cavour e la Chiesa, una fama di città molto ospitale a tutti gli esperimenti spirituali che fossero lontani o addirittura ostili alla Chiesa Cattolica. Gustavo Roll nasce in una Torino dove il conflitto era stabilito da una parte dalla scienza positiva, tutta costruita sui dati, assolutamente realistica, infatti si chiama positivismo per il dato positivo, e dall'altra parte c'era la scuola invece assolutamente orientata allo spiritismo, alla magnetizzazione, all'occultismo, al sonnambulismo. Però questo mondo, con la fine della fase acuta del conflitto Stato-Chiesa nel Risorgimento, cioè intorno al 1890, è indotto a levare le tende, per cui per ragioni anagrafiche Roll non può averlo conosciuto di persona. Lo ha conosciuto dai libri e ne ha dato un giudizio non particolarmente favorevole. Gustavo Roll è cresciuto in questa Torino, che d'altra parte è una città anche molto cattolica nel senso più tradizionale della Controriforma, quindi su una persona sensibile e come uomo anche colto, evidentemente queste influenze lo devono avere impressionato, e quindi come poi dopo si sia sviluppata questa sua capacità di entrare nel vivo di queste cose, e questo credo che è un mistero, anche è un mistero che permane, ecco, a lui stesso. Cresciuto si iscrive a giurisprudenza alla Regia Università di Torino. È un ragazzo elegante e carismatico, ma si fa strada in lui da subito una sottile forma di malinconia e di tristezza che lo distanzia dalla gente. Partito per il militare come alpino in provincia di Cuneo,
immerso nei panorami infiniti e nei silenzi della montagna, riesce a dare spazio al proprio mondo interiore. Carissimo papà, sono giunto l'8 mattina al Vinvert, fradicio sino alle ossa, avendo fatto le 7 ore di salita sotto la pioggia e le gentili carezze della tormenta. Me ne andavo così, fantasticando in un mondo di sogni, favorito dal grande silenzio, dalla solitudine e dalle forti speranze. Ho vagato tutto il giorno tra i boschi, ho scrutato il sole al suo passaggio al meridiano, mi sono entusiasmato al suo tramonto, ho paragonato la mia anima all'incurabile malinconia della luna. Tornato a Torino, Rol si ritrova profondamente cambiato. Si è ormai radicato in lui un profondo desiderio di conoscenza e una grande sete di libertà. Per circa 10 anni gira l'Europa e lavora nelle banche. "21 anni, 8 gennaio, 12:20. Arrivo a Marsiglia. Sono partito da Torino con la febbre. Il mio cuore è a pezzi. Un pezzo a mamma, un altro l'ho lasciato fra i miei buoni soldati della montagna. Lassù io gridavo, dal Vinvert pieno di sole o furioso di tormenta, io sono il padrone del mondo, io sono il migliore dell'universo. Mi sentivo forte, perché avevo le armi dell'amore e della speranza. Che cosa sono diventato? Ho orrore a dirlo. Più nulla in me che ricordi l'uomo di ieri, il poeta sognatore fra le solitudini delle grandi montagne. Se oggi mi chiedessero se mi piace vivere, risponderei che non so. Se mi chiedessero quanti anni ho, risponderei che non lo so. Se mi chiedessero che cosa voglio, allora mi sentirei una gran voglia di piangere e fuggirei lontano. Ma la sua grande introspezione rasenta la disperazione e la follia. Profondamente solo, non trova sfogo alla sua vocazione artistica e nessuno sembra comprendere i motivi della sua irrequietudine e la sua vocazione alla ricerca interiore. La mia vita non è in questo secolo rumoroso e materiale. Sarà Marsiglia che penetra nella sua vita quotidiana, quasi per caso, quell'acuto, curioso desiderio di scoperta che dominerà per intero la sua esistenza. Passando davanti a un negozio, viene incuriosito da un mazzo di carte qualunque e inizia, quasi come per gioco, un lunghissimo studio sul rapporto che lega il suo cervello con i principi che generano la materia. Vorrei sapere il colore della carta, se è rossa o nera. Perché non posso arrivare a organizzare il mio cervello in maniera da poter stabilire se è rossa o nera questa carta? Il gioco di sentire e scoprire i semi delle carte diviene un'ossessione. E l'istinto lo guida in un vorticoso crescendo verso una grande rivelazione. Sono riuscito un giorno a scoprire 10 carte rosse di seguito, poi 15, poi 20, poi tutte 52. Il giorno che l'ho scoperte tutte 52, quali erano le rosse, quali erano le nere? Io mi ricordo, era tardi, sono uscito sui Champs-Élysées. Era un sabato sera e gli sono andato, ho detto tutto, sono l'uomo più potente della terra, perché pensavo alla potenza, questa forma di possedere la potenza. E così ero felice e dicevo, ma io sono al di sopra di tutto quello, macchine che andavano, venivano, le luci eccetera. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla.
La scoperta di questa misteriosa legge della natura che lo mette nelle condizioni di avere dei poteri straordinari lo entusiasma, ma nello stesso tempo lo destabilizza talmente che si rifugia in un isolato convento nel tentativo di capire come far fronte alla potenza che lo ha sconvolto. Non ho ideale, non ho pace. Mi sento un santo ed un criminale ad un tempo, eppure non ho adorato nessun dio e non ho ucciso nessun uomo. Io cammino per una strada che non è la mia. Questa strada è troppo popolata e tutto il popolo mi è indifferente e sconosciuto. È così che mi sento immensamente solo ed immensamente infelice. È così che io cammino ad agio verso quella fine che non viene mai, incompreso da tutto e da tutti, trascinando meco il peso di una saggezza che non è più di questo tempo, d'una bontà che rasenta la pazzia. Sono un pazzo infelice. Non sono un uomo, sono un'ombra che fugge tutto e se stessa. Studia le tradizioni antiche della mistica e della teologia che uniscono tutte le religioni. Prega e medita. Si immerge in un cammino di profonda ricerca esoterica. Ha delle visioni mistiche. Ed è l'amore per una donna che lo risveglia dalla tempesta del dubbio. Elna Reshknudsen, norvegese, lo aveva conosciuto in un caffè di Parigi. L'amore di Elna lo sprona a liberare le sue forze e lo aiuta a ritrovare l'equilibrio per gestire la sua incredibile rivelazione. Io faticavo a camminare. Le mie scarpe dalla suola pesante affondavano sempre di più nelle alghe e mi era difficile respirare. Mi sentivo morire. Tutto ad un tratto, come se volasse sfiorando il suolo, proprio sul limite delle acque, mi apparve la figura di una giovanissima donna bionda su di un cavallo dalla criniera d'oro svolazzante. Eri tu, vestita di nulla, o forse di un velo d'aria appena tinto di verde. Non eri nuda e neppure vestita, parevi fatta di madreperla. Intuivo per la prima volta il tradursi in realtà di quella materia astratta che è fondamento invisibile di ogni opera sublime, prima fra tutte la creazione. E sentii il bisogno di invocare Dio pronunciando il tuo nome. Il cavallo nitrì. E l'incanto si ruppe. Roll, a differenza di molti protagonisti di fenomeni parapsicologici che ne fanno anche un modo di vivere o di guadagnarsi da vivere, era un signore ricco che non ha mai chiesto denaro, semmai ne ha dato per cause benefiche, e questo gli consentiva, come diceva, di considerarsi indipendente e lasciava libere le persone di credere o di non credere. Aveva i suoi amici e questo, da un certo punto di vista, lascia il mistero. È stato un uomo che mi ha aperto la strada a un'evoluzione che non avrei certamente fatto se non l'avessi conosciuto. È stato per me un grande maestro di vita. Indubbiamente molte persone hanno tratto dall'incontro con la sua figura e forse anche con quelli che lui chiamava con umorismo giochetti, ma erano qualche cosa di più, un'occasione per riflettere sui grandi problemi della vita, per porsi le grandi domande. Teneva a convincere le persone che esisteva qualcosa oltre la materia.
e che l'uomo doveva pensare anche a quest'altro qualcosa. È soprattutto attraverso la pittura che Rol manifesta la sua comprensione delle leggi della materia. Molti raccontano, infatti, di aver visto i suoi quadri animarsi e trasformarsi. Mi colpì subito un quadro di Rol che raffigurava, sembrava un po' un rosai, raffigurava una casa con un grande muro lungo quasi tutto il quadro e un vecchio sulla sinistra proprio all'inizio di questo muro. E la serata, devo dire, finì con un piccolo trauma. Il vecchio dipinto sul quadro aveva compiuto tutto il tragitto della tela ed era arrivato all'angolo del muro. Forse quelli erano anche i suoi divertimenti, cioè era talmente in comunicazione con un altrove che aveva poi bisogno in qualche modo di giocare, però questi giochi, ripeto, io non lo considero un gioco, ma se vogliamo considerare un gioco, quello che ho visto è un gioco forte, insomma. Ma queste erano delle cose tra le più semplici, poi abbiamo visto ben cose più complesse, di più alto, sbalordimento. Faceva delle cose. Perché noi siamo sempre un po' fermi dentro la materia e pensiamo che tutto sia collegato al mondo materico, all'esistenza, mentre invece assolutamente non è così. Più di ogni altro tu sai quanto l'esperienza della realtà sia incompleta, anche se le possibilità di ricerca e di sviluppo non abbiano limite. Recentemente un giovane si lamentava con me sentendosi come chiuso in una bolla di sapone. Eppure io so, non è che un sottile diaframma a separarci da quella sterminata realtà. È solamente il nostro spirito ce lo lascia intuire in momenti brevissimi e imprevedibili. Lo stesso Picasso mi diceva che nel dissolvere il disegno, magari sino a renderlo apparentemente ridicolo, era cercare la formula per evadere dalla forma che incatena la materia. Trovare il punto d'incontro tra la materia e lo spirito. Senza dubbio, se c'era una componente di gioco, c'era una componente di profonda spiritualità. Ho avuto la fortuna di contattare Albert Einstein. Mi dice che la luce è l'ombra di Dio, perché tutto ciò che è materia proietta un'ombra scura, mentre Dio, quando si materializza, diviene luce. C'è coscienza nella materia? La materia è spirito, tutto è spirito, è tutto spirito, solo che quello dell'uomo è spirito intelligente. Rol in realtà non può essere ascritto allo spiritismo, anche se mentre denunciava come volgare lo spiritismo più comune, credeva in qualche cosa che chiamava spirito intelligente. Ogni cosa ha il proprio spirito, le cui caratteristiche stanno in rapporto alla funzione della cosa stessa. Quello dell'uomo, però,
è uno spirito intelligente, tra virgolette, perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste e si forma. Parlava spesso dello spirito intelligente. Devo dire la verità che le prime volte non riuscivo bene a capire, perché parlando di spirito e metterci a fianco di intelligente, poi dopo tu entri e afferri, capisci, e quindi diventa tutto facile e semplice. Parlava di una memoria akashica, cioè di un regno in cui rimane una traccia di tutte le azioni, le persone, le cose che sono esistite sulla Terra. Perché noi sappiamo che tutta la nostra scienza ci ha insegnato un processo, una legge formidabile. Nulla si crea e nulla si distrugge. Quello che i nostri occhi vedono è una frazione infinitesima di quello che la realtà è di fatto. Gli strumenti che noi utilizziamo, in astrofisica per esempio, sono in grado di farci vedere una finestra della realtà molto più ampia, perché per esempio con questi riusciamo a vedere nei raggi X, nei raggi gamma, nell'infrarosso, nell'ultravioletto, nelle onde radio. Noi come osservatori non riusciamo a vedere queste cose. Ci sono cose che non vediamo, ma che possiamo dedurre teoricamente con l'equazione della fisica teorica. Ciò che si riesce a percepire dalla nostra vita non è che una minima parte della realtà. Il mistero dell'esistenza di un al di là, per quanto fitto possa essere, non è del tutto insondabile, perché ci sono dimensioni diverse, modi d'essere ed eventi estranei attraverso i quali lo spirito immortale snoda e rende percepibile la sua presenza. Questa prerogativa dell'uomo è sublime e tale la riconosce nel preciso istante che egli la percepisce. All'inizio degli anni 30 lavora in banca solamente per altri 2 anni. Decide quindi di dedicarsi al commercio di oggetti antichi. La figura di Napoleone gli sarà strettamente legata per tutta la vita. Ci sono dei fatti innegabili. Per esempio, sua madre era molto preoccupata perché lui non parlava da piccolo. È arrivato a 2 anni senza mai dire una parola. La prima parola che ha detto era Napoleone. Un giorno lui era a Parigi, anni 30, e camminava per una strada. Improvvisamente si è sentito come attratto verso un palazzo che aveva di fronte. È entrato dentro, ha parlato con il portinaio dicendo: ma qui voi sotto qua avete delle cantine? Sì, sì, lì ci sono delle cantine che sono, diciamo così, senza pavimento, che c'è la terra. Sì, sì, mi può portare giù? E allora l'ho accompagnato, questo qui lo guardavo, chi è questo qua, un pazzo, no? Lo accompagnava giù, eccetera, e lui ha cominciato a camminare. In un certo momento si è fermato, ha detto: lei ha una vanga? Sì, vada a prenderla. Quello va a prendere la vanga e dice: scavi qui. Scava e ha trovato questo busto di Napoleone. I fenomeni paranormali come la precognizione, la telepatia, soprattutto la visione a distanza, possono essere spiegati dalla fisica quantistica, non solo, ma sono stati misurati in laboratorio. Un esempio molto eclatante è quello di, per esempio, del scienziato americano Dean Radin, che separando 2 persone in 2 stanze differenti e, diciamo, stimolando una di queste persone con una lampada, un flash, cosa succedeva? Succedeva che questa persona aveva quella zona del cervello, evidenziata. Ma la stessa evidenziazione del cervello avveniva simultaneamente nell'altra persona, anche se non era stimolata dalla luce della lampadina. Quindi questo dimostra l'esistenza di una sincronicità a livello telepatico reale, dimostra l'esistenza della telepatia, anche se ancora non abbiamo un modello fisico che possa spiegare in maniera autoconsistente questo.
Roll si impegna in campo civile, artistico, umanitario e scientifico. Conosce Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Krishnamurti, De Gaulle, Mussolini, Pio XII. Anche Hitler lo vuole conoscere e invia i suoi a cercarlo. Il duce venne a sapere che c'era un capitano degli alpini, Gustavo Roll, che andava in giro a dire delle cose che erano un po' contro a quello che Mussolini voleva che si dicesse sul fascismo, sul nazismo. Cioè, in quell'epoca la Germania era vittoriosa su tutti i fronti, con la Germania l'Italia. Beh, Roll andava in giro a dire che la guerra era perduta. E lui ha piegato la mano sul suo petto e ha detto: non vi sono fatto alcun male, dite quello che pensate. E io ho detto: duce, per me la guerra è perduta. E il duce? E Roll verrà allontanato nella primavera del 45. Il duce batté un pugno sul tavolo, si alzò in piedi e lo congedò severamente. Dopo l'8 settembre 1943, Roll mette in gioco i suoi poteri per salvare molte persone condannate alla fucilazione dai nazifascisti. Esiste un documento firmato dal sindaco del paese San Secondo di Pinerolo che dimostra come lui è riuscito a salvare diversi partigiani che erano stati condannati a morte. Questi ragazzi erano stati scoperti in possesso di armi. Allora Roll affrontò il generale tedesco e gli disse: lei sta prendendo un abbaglio. E il generale gli rispose: come fa ad essere così sicuro? E Roll disse: sono così sicuro di questa cosa come sono sicuro di ciò che lei possiede nel cassetto della sua scrivania ad Amburgo. E allora arrivavo a leggere le lettere che loro tenevano nel cassetto a Graz, a Düsseldorf. In cambio otteneva la vita di uno dei partigiani. Tu quando eri di fronte a Roll eri come nudo. Beh, Gustavo era una persona... Guardandola si percepiva l'infinito, i suoi occhi erano degli occhi immensi. D'altra parte lui, sai, usava gli occhi perché era uomo nel corpo, ma lui penetrava dentro la tua essenza, la tua anima. C'è una cosa alla quale avevo assistito e che è stata la più impressionante per me. Era il 1949. Stavamo attraversando la hall dell'albergo con mio padre e il signor Roll, parlando del più e del meno. E poi di colpo il signor Roll si è fermato all'improvviso e ha detto: sento odor di bruciato qui. Sì, sento odor di bruciato. Un odore terribile. Guarda a destra, non c'era nessuno, e a sinistra c'era una coppia seduta. Si avvicina a questa coppia e sente ancora più odor di bruciato. Allora domanda a mio padre: ma chi sono quelle persone? Erano Merle Oberon con il conte Cini. Senta, me le presenti, perché è necessario che io gli parli. Che cosa farete in questi giorni? Allora il conte Cini dice: domani io prendo il mio aereo per andare a Venezia per un consiglio di amministrazione. Porto con me il signor Sella e Merle. Ah, non ci andate, non ci andate. Sento qualcosa che non va affatto bene. E poi questo odore di bruciato è inquietante. Non voglio che voi partiate. Allora Merle Oberon dice: io non parto. E allora Cini, impressionato, ha detto: quantomeno provo ad andare in vagone letto. Il vagone letto era completo. Allora ha detto: bisogna che io ci vada in ogni caso. E così l'indomani mattina sono partiti dal piccolo aeroporto di La Bocca, dove aveva il suo piccolo aereo personale. Il conte Cini monta con il suo pilota e dice: voi non venite? No, 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 no. E sono decollati, hanno fatto un giro per dire buongiorno e poi, quando stavano per prendere la rotta, l'aereo è esploso. Thank you.
riesce a sfidare le calamità, la sorte avversa? Le mie uno. Se viene di presentire quelle che incombono sugli altri, allora agisco con molte successo. Sotto quali impulsi lei agisce? Quelli che mi dettano le circostanze. Mi viene di trovarmi improvvisamente impegnato in un senso infinito di disponibilità. Roll acquista a Torino un bellissimo alloggio al Valentino, in via Silvio Pellico. La sua casa nel corso del secolo diventa meta privilegiata di tanti personaggi famosi. John Kennedy, nel suo unico viaggio in Italia da presidente, viene appositamente a Torino per incontrarlo. Poi Giovanni Agnelli, Vittorio Valletta, Cesare Romiti, Federico Fellini, che diventa suo grande amico, Marcello Mastroianni, Nino Rota, Zeffirelli, Strehler. E Nino Rota compose sul suo pianoforte la musica del famoso film Il Padrino. Valentina Cortese, John Cage, Vittorio Gassman e, oltre ad essere amici, scriveranno anche ampiamente su di lui nel corso degli anni Piti Grilli, Dino Buzzati, Guido Ceronetti e tanti, tanti altri. Nei suoi numerosi viaggi ha occasione di conoscere anche Padre Pio, alcuni presidenti della Repubblica Italiana, l'imperatore d'Etiopia Haile Selassie, la regina Elisabetta II, e riceve dal presidente Reagan, in segno di ringraziamento, un telegramma per avere contribuito alla liberazione del generale americano James Dozier. Quando lui ci invitava a casa sua, ci dava l'appuntamento preciso, alle 9:15 precise tutti lì. E ci si trovava sotto casa sua sul marciapiede di fronte all'angolo tra via Pellico e corso Massimo D'Azeglio. E ci si trovava tutti lì col batticuore. Io andavo sempre con una certa emozione. Varcata quella soglia si entrava su una dimensione meravigliosa. All'inizio mi sembrava di essere Alice nel Paese delle Meraviglie. Eri come, non so, sollevata da terra. E quel rituale di varcare la soglia è una cosa che io ogni tanto sogno ancora. Rimanemmo lì fino alle 2:00 di notte e accaddero delle cose incredibili. Perché Roll era riverito dai grandi e dai potenti di tutti i campi a Torino e perché i suoi esperimenti parapsicologici suscitavano simpatia per le sue doti umane di onestà e di disinteresse e indubbiamente davano anche dei risultati assolutamente spettacolari. Gli esperimenti avevano due funzioni. La prima, la fondamentale, quella che era lo scopo per cui Gustavo faceva gli esperimenti, era quella di far riflettere le persone sull'esistenza di un'altra dimensione superiore. Secondo la loro capacità di comprensione e cioè la loro capacità di apertura, le persone che vedevano gli esperimenti potevano, facendosi delle domande, arrivare a cedere all'idea che esisteva una dimensione energetica, una dimensione divina, una dimensione spirituale. Ciascuno arrivava alle conclusioni che voleva, ma in ogni modo Gustavo attraverso i suoi esperimenti portava le persone a riflettere. Iniziava spesso gli esperimenti con le carte. E questo perché il numero, il colore, il disegno della carta hanno un significato facilmente comprensibile. Le vuoi prendere da sopra o da sotto? Quante ne vuoi? Allora la seconda carta dovrebbe essere 10 di palco. Però la foglia la vediamo tutti. Ecco. Cambiava completamente una carta scelta dal soggetto e tenuta in mano dallo stesso. Carl Jung, il grande psicoanalitico, e Wolfgang Pauli, grande fisico quantistico, premio Nobel, unirono le loro competenze in maniera interdisciplinare per cercare di spiegare il mistero delle sincronicità. Sincronicità sono degli eventi che avvengono, in maniera, sincronica tra uno stato
diciamo, della mente, uno stato d'animo, della coscienza, e un evento esterno. Vedete, quindi la carta si forma nel momento che lui la individua. Ci fa pensare che dietro si celi una realtà misteriosa che ci vuole insegnare sulla vera natura dell'universo e che, a quanto sembra, proprio per l'aspetto sincronico, si comporta esattamente come le particelle quantistiche, quando comunicano in maniera non locale l'una con l'altra. Un pensiero e un evento sono perfettamente sincronici tra di loro, quindi deve esserci una legge fisica dietro tutto questo. Io con questo dimostro che esiste un nesso comune e costante fra tutte le cose avvenute, che avvengono e arrivano. Tutte le cose si mantengono indipendenti e nello stesso tempo dipendenti. Roll è un'eccezione assoluta, perché dalle sue possibilità viene fuori una gamma di fenomeni paranormali assolutamente incredibile, quasi senza limiti. Mi guarda, mi fa sì, hai una bellissima aura, sono contento di averti conosciuta. Sì, ragazza mia, di corsa dal medico, eh? Lui vedeva tutto. Non si è capito che cosa sia successo, perché non l'hanno ancora capito. Un infarto misteriosissimo mi ha tranciato parte del midollo spinale. Gli capitava nei negozi per la strada. Venga qui, signora, venga qui. Lei ha bisogno di essere vista immediatamente da un chirurgo. Ha qualcosa di brutto alla mammella. Non sapevamo che cosa ci avrebbe fatto il grande vecchio e in quale momento. Poteva essere nell'ascensore, poteva essere in casa sua. Si è parlato del fatto che la stagione era così, che c'erano delle castagne per terra. Gustavo ha detto castagne e all'istante una pioggia di castagne sono arrivate nella camera. Ma ce ne erano delle centinaia per terra. Mi aiuta a infilare il cappotto, di colpo mi giro e vedo un nano con le sembianze di Roll. Lui è andato nell'altra camera attraverso il muro. Entro sull'ascensore. Quel momento Roll prende le sembianze di un gigante enorme. I pennelli che muovevano da soli. E io, Gustavo, paura, ci sarà mica il diavolo qua dentro. Perché erano veramente più mani che dipingevano. Devo dire, mi fanno anche un po' impressione e queste cose, quindi non ne voglio sapere tanto di più. Quello che so è che mentre noi chiacchieravamo, il vecchio camminava e scivolava lungo il muro. Come era potuto succedere questo non me lo so assolutamente spiegare, però mi ricordo che è accaduto. Con Gustavo ero talmente abituato a considerare il paranormale come normale che non c'era più niente che mi stupiva. Avrei potuto vedere un elefante volare, che trovavo che era assolutamente normale. Non è che sia meraviglioso l'esperimento in sé, per le possibilità che ci offre, le possibilità di poter sapere che l'impossibile sulla terra non esiste. Ho cercato di mantenere quella lucidità, quell'equidistanza che mi permette di mantenere il senso dello stupore nei confronti di ciò che avviene e l'apertura mentale per capire che può avvenire qualcosa di meraviglioso a cui noi non siamo preparati. Il suo compiere prodigi e l'accogliere le migliaia di richieste di aiuto avvenivano sempre sull'onda dell'istinto. Non poteva agire mai a comando, ma solo secondo un impulso improvviso. Roll lo definiva un ordine ignoto. Perché non poteva mai fare nulla a comando. Roll amava definirsi la grondaia che convoglia l'acqua che cade sul tetto. Si considerava solo un piccolo strumento.
lui era solo un canale, ma passavano attraverso lui e venivano portate agli altri con tanta umiltà, tanta bontà e tanta sensibilità. Perché si è definito una grondaia che convoglia l'acqua stillante sul tetto? Perché sono cosciente di non possedere neppure ciò che do. I suoi esperimenti sono solo una manifestazione psichica? Non possiamo spiegare la coscienza su tutti i livelli, soltanto da parte della fisiologia, vuol dire dell'organismo. Dobbiamo accettare una capacità non materiale nell'uomo e questo chiamo l'anima spirituale. Lo spirito dell'uomo è troppo grande perché lo si possa confinare in uno spazio ed in un tempo così ristretto come quella che un corpo fisico vive tra la nascita e la morte. Ma l'uomo cosciente intuisce la sublime realtà di esistere e nel momento di accorgersene accetta più facilmente i dolori e la morte. È l'istante questo che l'uomo percepisce l'esistenza di un proprio spirito immortale. Gustavo Rolle sembrava aver compreso, quasi vorrei dire con la pancia, con la testa e col cuore, il fatto che l'universo è gioco. Tutto ciò che è reale e tutto ciò che è surreale è un immenso, a volte caotico, a volte ordinato gioco di combinazioni. Quindi lui, la sua grandezza è che, a differenza della media delle altre persone, compreso noi, che abbiamo una visione limitata delle combinazioni della realtà e su di esse organizziamo a malapena le nostre piccole vite, lui aveva una visione combinatoria dei possibili e dei possibili universi e dei possibili frammenti dell'universo talmente estesa, come se possedesse a sua disposizione, fosse un pianista che avesse un piano lungo 200 metri. E anche il più grande dei pianisti ha un pianoforte lungo 1,5 metri. Quindi suonava altre musiche e lo faceva attraverso il gioco, perché solo il gioco può evocare il mistero. Della carta chiusa con dei messaggi me l'hanno fatta vari maghi, compreso il mago di Arcella, un po' pasticciato, ma me l'ha fatto. Siccome c'è sicuramente il trucco. Noi come CICAP siamo profondamente convinti che Gustavo Roll non fosse altro che un abilissimo illusionista e di conseguenza noi pensiamo che tutte le performance che lui realizzava, quindi questi straordinari esperimenti come lui li chiamava, che così tanto impressionavano i fedeli, gli amici diciamo, che lo frequentavano, non fossero altro che trucchi perfettamente spiegabili in base appunto all'illusionismo. Qualcuno ha detto: io faccio le stesse cose che faceva Roll. Accadevano. Roll faceva questi fenomeni in piena luce e quando faceva quei famosi fenomeni con le carte senza mai toccare le carte. Abbiamo la spiegazione dello psicocinese, vuol dire la psiche ha la forza di muovere, di influire non tanto sulla materia come oggetto, quanto sulle strutture di fondo che
condizionano la materia. È chiaro che le uniche persone in grado di scoprire eventuali trucchi appartenenti al repertorio degli illusionisti sono proprio gli illusionisti stessi. Chi svolge una professione come la mia, che è quella dell'illusionista, tende, secondo me in maniera errata, a pensare che dal momento che molti di questi fenomeni possono essere riprodotti con delle tecniche, che è solo così e non può avvenire un'altra cosa. Non è vero questo. Secondo me questa è una grande limitazione, pensare così. Non so, il famoso vaso lanciato contro un muro che non arriva mai nel muro perché si smaterializza prima. Noi pensiamo che lui utilizzasse esclusivamente trucchi da illusionista, spacciandoli però per manifestazioni di poteri sovrannaturali che lui era ben contento di farsi attribuire. Io onestamente, pur reputando, se volete modestamente, avere una conoscenza molto ampia di ciò che è il mio lavoro, non saprei riprodurre una cosa di questo tipo. Sono convinto che lui avrebbe potuto fare molto di più, volendo, ma attualmente il solito limite era quello degli esseri umani, che potevano arrivare a capire quelle cose fino a un certo punto e non oltre. E lui teneva ben conto di questo limite. Ha dovuto evitare i media, ha dovuto dire no, io non rispondo a questo tipo di domande, io però aiuto quella persona che sta morendo, se posso pregare per te, posso incontrarti a fare dei giochi misteriosi che però rivelano lo sconfinamento. Mi sono occupato a fondo, si posso dire, con tutta la fenomenologia nel campo, diciamo, mondiale, vuol dire anche nelle altre religioni, innanzitutto induismo, buddismo, islam e giudaismo. E qui si vede che i fenomeni centrali, diciamo ancora una volta i fenomeni centrali paranormali che vanno al di là dell'ordinario, sono in tutte le religioni e tutte le culture più o meno le stesse. Allora, tutte le sere Agnelli, Romiti, Messori, tutti quanti andavano lì a farsi prendere per il naso. Insomma, per 12 anni ho frequentato Gustavo praticamente tutti i giorni, non vedo quale interesse poteva avere un essere che avesse la capacità di suggestionare agli altri di giocare una commedia per 12 anni. Ho passato la mia vita prima in clinica chirurgica, poi come titolare della cattedra di fisiopatologia chirurgica dell'Università di Torino. E quindi mi ricordavo ancora a quell'epoca, che allora io ero giovane assistente, in cui Rol frequentava le sale operatorie di Dogliotti, e Dogliotti lo chiamava ad assisterlo negli interventi più difficili, e quando voleva il suo intervento gli faceva dei segni e lui interveniva. Lui non ha mai accettato un confronto con gli illusionisti, e a questo punto la questione è aperta, non esiste prova che lui avesse poteri paranormali. Tullio Reggi è venuto da me, accompagnato da un professore famoso, professore di medicina, e hanno portato le carte e mi hanno fatto stare con le mani dietro lo schienale, e poi gli ho detto: pensi una carta, la pensi soltanto. E lui dice: l'ho pensata, posso di nuovo mescolare mescoli? Io avevo sempre le mani dietro lo schienale. Salta fuori l'asso di fiori. Dico: aveva pensato l'asso di fiori? Sì, una combinazione, lo rifaccia. Non sono Dio. Se tu fai dei giochi di prestigio, ma non chiami Tullio Reggi al tuo tavolo a dire: guardi quello che faccio, cerchi di capire la chiave che potrà servire alla scienza, perché un domani quello che faccio io possono farlo gli altri. Ci sono delle cose che io le ho capite, più magari di un altro, domani le capiranno ancora di più. Per esempio, l'ignoto, la paura, blocca moltissime persone e impone loro di negarlo per la propria tranquillità interiore, questo è il fatto. Recentemente un uomo di scienza che aveva preso ogni misura per difendersi non avendo al trucco dichiarò che ammetteva la riuscita dell'esperimento, ma poiché il trucco non era possibile scoprirlo, Harold, che dichiarava
trattarsi di una manifestazione dello spirito intelligente, rispondeva che la scienza non può ammettere l'esistenza dello spirito dal momento che la creazione non è ancora confermata. Ci fu addirittura in prima pagina sulla stampa di Torino nel 78 un appello del grande filosofo, del grande saggista Arturo Carlo Jemolo, e Jemolo era tra coloro i quali erano rimasti molto impressionati dalle capacità di Roll, e addirittura fece sulla stampa di Torino un appello pubblico a Roll perché nel nome della scienza, per il bene di tutti, si sottoponesse a questi esperimenti. Io ne parlai però con Roll e Roll lo ha più volte spiegato. Bisogna che mi venga improvviso, è per quello che non posso andare davanti a un apparecchio. Nell'ambito del paranormale ci sono dei fenomeni spontanei e io non posso, anche come medium, come persona di capacità, non posso creare di colpo, diciamo, una formazione di un oggetto, una pittura o qualche cosa. Questo deve realizzarsi, e qui c'è il problema della ricerca della paranormologia, che noi non possiamo usare gli esperimenti ripetitivi perché il fenomeno è singolare e casuale. Non è come se voglio sentire una canzonetta, prendo mezzo euro, lo infilo nella fessura, scatta il jukebox e sento il pezzo. Non è provocabile in questo modo. E qui come scienziato si sta in una difficoltà. Da una parte io lo capisco chiaramente questa posizione, dall'altra parte noi possiamo soltanto interpretare se possiamo fare degli esperimenti. E in questo punto ci troviamo ai limiti della possibilità della scienza, che non è capace di inquadrare fenomeni spontanei straordinari. Se gli scienziati mi davano dei collaboratori, un collaboratore, quello, nel vedere queste cose, nel penetrarle, nel cercare di riprodurle, nel cercare di spiegarle, capivano che non era trucco e la scienza aveva una porta socchiusa, ma lo comprendi? Per mio conto non è per me, me ne infischio di me, è per la scienza. E io non lo so se l'anima che sembra stata espulsa ai tempi di Kant in poi, almeno ai tempi di Kant in poi, dall'ambito della ricerca scientifica, non possa essere a un certo punto proprio di nuovo rilanciata dallo sviluppo della scienza stessa. Potrà mai la scienza analizzare, sviscerare lo spirito? Sì, l'istante stesso in cui perverrà ad identificarlo. Sono certo che tanto giungerà. C'è un grandissimo fisico che si chiama Roger Penrose dell'Università di Oxford, che assieme a un grande neurobiologo e anestesiologo Stuart Ameroff dell'Università dell'Arizona hanno dimostrato che i fenomeni quantistici, cioè il fenomeno della sincronicità, non ha luogo solo nelle particelle, ma ha luogo anche in quelle particelle chiamate microtubuli che costituiscono il nostro cervello. Questi microtubuli, in grande quantità, un miliardo, restano in uno stato di sovrapposizione quantistica, comunicano tra di loro come un computer quantistico, e quando collassano noi abbiamo un momento di coscienza e ne abbiamo almeno un milione nel corso della giornata. Quindi la meccanica quantistica è in grado di spiegare la coscienza. Il fatto di riuscire a spiegare con la meccanica quantistica anche la coscienza ci porta inevitabilmente nel terreno dello spirito, ma ci porta non in un modo metafisico o religioso, ma ci porta in un modo scientifico. Queste ricerche dimostrano che è la scienza a spiegare cos'è lo spirito e soprattutto a spiegare come lo spirito interagisce con la materia. Non si conosce se non una minima parte delle leggi di natura che regolano la materia. La scienza non può osservare direttamente ben il 95% della massa
che la stessa scienza calcola. Si dice che il nucleo è come uno spillo, una capocchia di spillo nella cupola di San Pietro, dove la cupola di San Pietro sono gli elettroni. Allora, all'interno dell'atomo ci possono essere infinite altre particelle. Non c'è nulla che esclude la compresenza di altre particelle che si organizzano in corpo. Ragazzi, quando non ci sono io, pensate che ve l'ho detto, non c'è la morte. Non c'è. Non esiste. C'è subito un'altra vita. Quando il corpo fisico muore, emerge un altro corpo fatto di materia invisibile con gli occhi, non osservabile con gli strumenti, perché è un tipo di materia oscura che non interagisce con la luce elettromagnetica. Perché noi sappiamo che tutta la nostra scienza ci ha insegnato un processo, una legge formidabile: nulla si crea e nulla si distrugge. La scienza deve per forza allontanarsi dai vecchi paradigmi, dai vecchi dogmi, per prendere nuove strade, nuove vie che sono sempre più in connessione con quello che noi abbiamo da sempre chiamato spirito. In particolare le neuroscienze, che è una disciplina recente, dal 1970 in poi si sono particolarmente sviluppate le neuroscienze, nello studio del cervello, dei fenomeni psichici, eccetera, mettono in evidenza come il nostro cervello non sia semplicemente una macchina fotografica che fotografa la realtà, ma proprio crea per noi il mondo. La meccanica quantistica fondamentalmente dice che la realtà che noi osserviamo non è solo l'osservato, ma è una fusione tra l'osservato e noi osservatori, perché nell'osservare la realtà noi la cambiamo, noi la manipoliamo. Nel miracolo una legge naturale non è sospesa, ma superata. Nella natura tutto è sempre energia, movimento ed evoluzione. Immaginiamo che 2 più 3 potrebbe fare 10, o più 1 potrebbe fare 0. Allora, queste affermazioni apparentemente assurde e quindi illogiche, sovralogiche, surreali, che ha fatto Roll in mille modi, entrano in un conflitto pesante, drammatico, con l'ottundimento, con la materializzazione, col tecnologismo, con lo scientismo. È un salto quantistico, diciamo della coscienza dell'umanità. Beh, in linea teorica questo è possibile, anche perché una reale evoluzione scientifica non è mai avvenuta in maniera graduale, ma è avvenuta solo grazie al coraggio e alla determinazione di pochi geni. Perché fuori di questa visione c'è l'omologazione, la massificazione, la cementificazione del pianeta, c'è la morte della specie. Quindi lui è un grande ecologo dello spirito, un ecologo della mente e un ecologo dello spirito. Molti ritengono che la scienza di oggi abbia condotto l'uomo sulla soglia di una nuova rivoluzione. La fisica dei quanti sembra pronta ad addentrarsi in quello spazio d'ombre che è sempre stato considerato provincia dell'irrazionale. È forse da ricercare proprio in questa scienza di frontiera la spiegazione dei fenomeni che accompagnarono la vita di Roll? Roll stesso si definì sempre un ricercatore, un indagatore nel campo del possibile. Seppe di aver fatto delle scoperte, ma avvertì anche che un giorno le sue conoscenze e le sue facoltà sarebbero state alla portata di tutti. Era dunque Roll una sorta di finestra sul futuro? La visione lucida e tangibile di un destino possibile per tutta l'umanità? La vocazione dell'uomo moderno sarà quella di realizzare l'unione fra scienza e saggezza per preparare l'avvento di una nuova era? Vedrai che andrà tutto bene e poi dall'altra ci troveremo. E poi dall'altra chissà come rideremo di tutte queste cose qui. Adesso non ne siamo ancora capaci. Tu sai benissimo vivere, essere puri di cuore e morire. Quello è per poter rendere immortale il nostro spirito.